Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il 7 luglio il Consiglio ha approvato la legge che consente la gestione dell'ospedale torinese Gradenigo da una istituzione privata avente fini di lucro. Resta però nel servizio sanitario pubblico regionale, garantendo i servizi e tutelando l'occupazione. L'Assemblea ha poi approvato le leggi che istituiscono dal 1 gennaio 2016 due nuovi municipi, Lessona nel Biellese e Borgo Mezzavalle nel Verbano Cusio-Ossola. I nuovi enti nascono rispettivamente dalla fusione di Lessona e Crosa e di Viganelle e Seppiana. Dai primi di luglio l'avvocato Augusto Fierro è il nuovo difensore civico della regione. Il suo compito è quello di tutelare il cittadino su carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di servizio. Augusto Fierro, difensore civico della regione Piemonte. L'ufficio è stato retto egregiamente, ha un personale di eccellenza e quindi che credo che il valore della continuità vada assolutamente salvaguardato. Il difensore civico è un ufficio che attraverso gli strumenti della persuasione e della sollecitazione sicuramente può fare molto. Il Comitato Resistente Costituzione ha partecipato al Colle dell'Is alle celebrazioni del 71esimo anniversario dell'eccidio del 2 luglio 1944 con il picchetto della Brigata Taurinense e l'arrivo della Fiaccola della Libertà. Si è concluso con la premiazione della Consulta Giovani il primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design, che ha visto la partecipazione di 60 accademie e scuole provenienti da tutto il mondo. Le mostre sono visibili fino al 26 luglio. Serena Di Viesto, componente dell'ufficio di presidenza della Consulta Giovani. Riuscire ad investire sui giovani talenti è sicuramente il panorama vincente e la Consulta Regionale dei Giovani non può che sostenerli in tutte le loro manifestazioni, l'arte, l'economia, della cultura e della crescita anche sociale. Il Cinema Massimo ha ospitato la presentazione in anteprima del film I Giorni di Torino, 18 aprile 6 maggio 1945, che racconta in 75 minuti i giorni della liberazione della città. L'opera è stata realizzata anche con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione. Pier Milanese, regista. Racconta quei 4-5 giorni che permisero alla Resistenza di liberare la città di Torino. Giorni drammatici ma caratterizzati anche da una gioia immensa per un periodo di sofferenza che si chiudeva con la liberazione della città. Alla Cascina, alle Valere di Moncalieri, si è svolto il MAB Collina Pop Party e Meeting, giornata di festa per presentare all'UNESCO la candidatura di 80 comuni tra Carmagnola, Torino e Chieri fino a Chivasso. Ippolito Ostellino, direttore Parco delle Valere. La candidatura MAB UNESCO a noi interessa per testare un nuovo modello di governance sul territorio. Attività pubbliche insieme alle attività private, alleate per costruire, come ci raccontava il grande torinese Aurelio Peccei, un nuovo modello di responsabilità sociale dell'impresa. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.